adesso è il turno del Kaiser Franz Beckenbauer, anche perché parliamo di colui che ha rivoluzionato il ruolo di libero, è stato nel Bayern Monaco una figura importante, forse è riduttivo, perché è stato grandissimo giocatore, allenatore, presidente, in poche parole, in una sola parola, caro Massimo, una leggenda del club bavarese. Ne abbiamo parlato anche prima, ma un capitolo a parte ulteriore su Beckenbauer va snocciolato. Tra le altre cose, anche Pallone d'Oro nel 1972 e nel 1976. Prego, parola a te, Massimo. Ma Beckenbauer, il soprannome dice tutto, il Kaiser, l'imperatore, e quindi ha regnato sull'impero del Bayern, prima da calciatore, poi anche da allenatore, vincendo anche una Coppa UEFA, un campionato, poi è diventato praticamente presidente, adesso è presidente onorario, e Beckenbauer è sempre stato, diciamo, la guida anche spirituale, un po' di tutto il gruppo dei giocatori che abbiamo già successivamente nominato. È stato, a detta di quelli che l'hanno visto giocare negli anni della gioventù, forse il più grande libero della storia del calcio, almeno fino a un certo punto, a una certa epoca, giocatore dalla classe incommensurabile, che iniziava la sua carriera da centrocampista. E così giocò una finale al Mondiale del 1966 contro l'Inghilterra, poi trasformatosi in libero successivamente. Grande personalità, grande senso dell'ironia, non credo che nessuno possa mai raccontare che Beckenbauer si sia arrabbiato una sua volta. Tra l'altro poi ha anche vinto un Mondiale prima da calciatore e poi da commissario tecnico. Io ho Credo che sia avuto stato forse l'unico al pari di Zagallo con il Brasile. modo. No, beh, abbiamo avuto nel 2018 Didier Deschamps, Ah no, giusto, che Deschamps, è però giusto, stato, Deschamps, diciamo, il certo. terzo della serie, giustamente come ricordavi tu, Zagallo. Beckenbauer, parlando con i suoi ex giocatori della nazionale, che ho avuto modo di conoscere o di lavorare insieme, ne parlano tutti come una persona molto equilibrata, che aveva sempre pronta la battuta nel momento per stramatizzare, ma la parola giusta al momento giusto, e poi questa straordinaria aura, che praticamente lo faceva sembrare quasi immortale agli occhi di tutti, e questo carisma praticamente faceva sì che le cose andassero sempre bene. E dove toccava lui diventava oro a livello calcistico, e quindi no, Beckenbauer è veramente stato un giocatore, secondo me, uno di quegli immortali dalla classe inarrivabile. È vero, centrocampista o difensore, quindi non ha mai realizzato tantissimi gol, quindi non paragonabile ai famosissimi numeri 10 che hanno caratterizzato la storia del calcio, però a livello di carisma, di personalità e di importanza, sicuramente a livello, forse l'unico non numero 10 che potrebbe stare, diciamo, a tavola con i grandi numeri 10, della storia, del calcio. Mi sento di affermare questa cosa. Sì, anche perché poi è un'affermazione con risposta, caro Massimo, lasciamelo dire anche dai fatti, perché poi nell'introduzione che io ho fatto sul Kaiser, su Franz Beckenbauer, già che uno che occupava il ruolo di libero, perché tu avevi parlato del Mondiale del 1966, quando giocò anche da centrocampista nel Mondiale inglese, però i due palloni d'oro li ha vinti già da libero, perché nel 72 e nel 76 lui giocava in quel ruolo lì, quindi con un coefficiente di difficoltà abbastanza elevato, perché poi negli anni 70 era pieno di grandissimi fuoriclasse, e lui, se è riuscito a raggiungere questa impresa difficile in qualsiasi epoca, questo la dice lunga veramente su quanto fosse forte. Ma certamente hanno contribuito le grandi affermazioni della sua nazionale, e quindi che era la vetrina più importante, le affermazioni con il Bayern, ma anche proprio il modo di giocare. Lui è stato interprete del ruolo di libero in una maniera molto moderna, molto avanti coi tempi. È un giocatore che secondo me farebbe la sua grandissima figura anche nel calcio di oggi, così come tante stelle degli anni 70, perché poi il calcio degli anni 70 si giocava ad altissimi ritmi, con l'avvento degli olandesi e dei tedeschi, appunto,
o dei belgi o degli scandinavi, quindi diciamo un calcio di altissimo livello atletico, di grande velocità, e forse la classe di quei giocatori era superiore mediamente alla classe di tanti giocatori che sono oggi sul panorama internazionale. Quindi mi sento di dire che Beckenbauer avrebbe, non avrebbe sfigurato, anzi sarebbe stata una stella anche nel calcio di oggi.